Ciao, il 26 di maggio 2024 è una giornata di piena primavera. È una domenica e io vi voglio, tutti quanti presenti, a Fortunago. Cos'è questo nome così particolare? Un nome che ti dà già subito positività. È un bellissimo paesino dentro le colline Pavesi un verde incredibile rigoglioso sembra un villaggio turistico e in questo posto hanno aperto un auditorium pensate che farebbe gola alle più importanti città europee e invece l'hanno aperto lì e io l'ho preso il 26 di maggio prossimo per una giornata unica speciale che si intitola Il paradiso può attendere importante film con Warren Betty uscito nel 1978 il tema il tema sono una spettacolarizzazione con video, musiche, coinvolgimenti, dei relatori molto importanti per un'indagine sulle prove dell'esistenza della vita dopo la vita. Una giornata fantastica da passare tutti insieme con i vostri amici in un contesto veramente unico. Vi aspetto a Il Paradiso può attendere Fortunago Colline Pavesi. Domenica 26 maggio 2024. Regalati una giornata diversa, particolare. Vai su marcocesaticalsim.com e guarda tutte le informazioni. Ti aspetto! sera a tutti. Ciao Sonia, come stai? Bene, ciao a tutti. Bene, bene, puntatona stasera, puntatona di quelle roboanti. Allora Sonia, ehm, ciao a tutti, tutti presenti, visto il tema della serata sarò molto col bisturi a scegliere le domande perché immagino eh, dopo quello che ud udirete chissà quali rovesci di domande arriveranno. Ma è importante che eh, voi sappiate che questo evento del 26 di maggio, in piena primavera, in questo posto meraviglioso, è veramente, sapete, è proprio la gita fuori porta, dove vivrete delle emozioni incredibili, in questo auditorium, teatro fantastico. È veramente qualcosa di indimenticabile. Andate a vedere sul mio sito di cosa si tratta, marcocesaticassin.com Il paradiso può attendere. Allora, mentre stiamo aspettando ancora che arriva qualcuno, ma i numeri stanno crescendo a vista d'occhio, eccoci qua a parlare di un tema che io e te non abbiamo mai trattato, anche perché ovviamente la pensiamo in modo uguale. Ebbene che io vi annunci che ovviamente le informazioni che adesso ci darà Sonia sono state canalizzate, non è che lei si è alzata stamattina e le gira di dirvi queste cose. Quindi vediamo una... Un modo diverso di sapere informazioni che fanno parte, diciamo, del nostro storico delle nostre credenze, dei nostri condizionamenti di ogni genere. Io partirei da quello meno, meno problematico che sono i famosi UFO. E quindi io farei la prima domanda a Sonia: Sonia, che cosa sono gli UFO? Oppure esistono gli UFO? Allora. Eh... Che esistano perché li, li hanno visti, perché li vedono, perché magari alcuni dicono di essere stati rapiti, ti dico di sì. Ma che sia tutto qua, ti dico anche di sì. Quindi è tutto da questa parte: cioè quindi gli UFO che sarebbero degli oggetti non identificabili, i famosi sì. dischi volanti. Sono esatto. comunque appartengono a questa dimensione terrestre. Certo che sì. Quindi non arrivano dall'esterno, est, dall dallo spazio infinito per esempio, dalla, da quello che noi vediamo alzando gli occhi delle stelle. Beh, a parte che non è infinito, ma è finito: mm. è un mondo, questo qui è un mondo ipnotico. Quindi, è tutto un ologramma, una costruzione. Dove, ovviamente, noi siamo creatori inconsapevoli, altri sono creatori consapevoli. Quindi sanno manipolare comunque la vibrazione opposta, opposta la materia opposta alla Terra, no? E tutto quello che vogliono farci vedere o credere perché convenga che noi lo vediamo e lo crediamo, è pronto, no? Ok, allora perché alcuni lo vedono e altri no? Alcuni lo vedono perché ovviamente hanno delle sensibilità eh, maggiori, più sviluppate. Per certe cose non importa neanche avere delle cose sviluppate, perché anche le luci che fanno vedere o quant'altro si vedono occhi nudi. C'è chi vede delle vibrazioni diverse oppure in quel momento e in quel posto lo vede. Però è come se tu: è come, adesso faccio un esempio: è come no, se quando c'è un film. Okay. È come se ti facessero entrare in un film un altro pezzo di film e poi lo tirano via. E come dunque, essere in questa vita è essere un film, e siamo in un film, e dentro questo film qualcuno ci fa vedere, e sì, esatto, e te lo fanno apparire per un attimo e poi scompare. Tutto ciò che eh, le religioni, il potere, eh, insomma, tutto ciò che conviene che noi dobbiamo vedere, o che o dobbiamo temere, o che dobb a cui dobbiamo credere, lo dobbiamo vedere, no? Perché noi crediamo solo quello che vediamo con gli occhi. E quindi questo è il sistema, non c'è niente di più e niente di meno. Ecco, giustamente una domanda che stavo per farti io, Sof Sofia chiede, ma chi è che ci fa vedere le cose? Tu hai detto, ci fanno vedere alcuni frame, ma chi? Beh, ragazzi, cosa pensate? Che qua ci sono, l'ho appena spiegato, ci sono i, i creatori inconsapevoli e i creatori consapevoli. Ok. C'è cioè, sempre chi è più avanti, no? Chi è dietro alle quinte. Oddio penso che a tutti lo abbiano insegnato che c'è sempre chi gira il film dietro le quinte. Quindi sono quelli dietro le quinte, cioè vi interessano i nomi, John, Alvin, Giorgio, volete sapere i nomi e cognomi? Bene, e comunque questi dietro le quinte sono comunque sempre in questa dimensione. E certo che sì. E sono comunque dentro questa dimensione terrestre, comunque questo, questo film terrestre. Sì, questo grande involucro terrestre. Ok. Eh, la Daniela Persico chiede, quindi gli alieni non è vero che sono esseri spiritualmente più evoluti di noi? Allora, questa è un'altra cosa. Io faccio differenza tra UFO e alieni. E per me c'è una grande differenza. C'è invece che li confuta tutti uguali. Per me l'alieno è una persona estranea, una persona diversa. Okay. Un alieno è ciò che è diverso da te, da qualcun altro, ciò che ritieni diverso. Alieno. Un ufo è una creazione, cioè sono gli dischi volanti, sono quegli esseri che dicono che hanno rapito quell'altro e hanno trovato un ufo, quando sono esperimenti invece in tutt'altro. Quindi l'alieno è un qualcosa di diverso, estraneo a noi. Allora siamo tutti alieni perché ognuno di noi è diverso. <ride> bella, bella filosofia. Ok, eh, okay d'accordo. Eh, hai, hai ricevuto queste informazioni, quindi eh, secondo te che senso hanno a questo punto l'esistenza di questi UFO? Perché eh, eh. Che, senso ha, che senso ha vedere la Madonna? Oh, che senso ha vedere tutto quello che ci vogliono far vedere, no? Gli ufo, tutto, avere paura no? di ogni cosa, anche solo lasciamo nella cosa più nella terminologia più materiale, la televisione. Che senso hanno tutte queste informazioni? Allora nella televisione tutti la possono vedere, quindi prende una più grande, grande massa, no? Nell'altro metodo prenderai meno persone, però le persone parlano, no? E quindi si divulga la cosa e quindi diventa una cosa, e eh, eh, quello l'ha visto. Allora magari è vero, magari non è vero. E questi ecco si crea la paura, no? Ma saranno buoni, ma non saranno buoni. E poi ci sono i grigi, i verdi, i blu, i, i gialli, insomma c'è un sacco di, di robe, no? Da tutto per comunque distoglierci da quello che è vero, no? Come un po' in televisione che parlano della Ferragni o su Facebook e poi dopo c'è una guerra, ma, ma no, ma che non ce ne frega mica niente. Poi magari fanno delle gran robe al governo, ma no, ma noi parliamo della Ferragni, no? È tutto un distogliere, un impaurire, un creare. Comunque quando non conosci hai paura, no? Quindi ti disorienti, è tutto un disorientamento, no? Un aver paura sempre del di fuori, un focalizzare sul di fuori e mai andare dentro. Quindi okay. quello che dice Re Salomone, tutto ciò che dentro è reale, tutto ciò che fuori non lo è. Quindi siamo sempre noi i creatori di tutto questo. È certo che sì, chi lo deve creare secondo te? Okay. No, non c'è nessun altro che crea, noi siamo creatori, no? Noi siamo creatori. Siamo creatori di questa eh, vibrazione materiale. certo Non molti inconsapevoli, ma c'è chi è consapevole, sempre quelli dietro le quinte. Ok, e qui, eh, vabbè, abbiamo una, una come dire, un'esplosione di domande di tutte le persone appassionate di questo tema, che ovviamente non posso stare a seguire perché eh, sono, ci sono troppe cose di cui voi giustamente seguite da tempo, quindi non è, non è questa la sede. Ne prendo una a caso di Marco, un mio omonimo. Da quel che sai tu, Sonia, ci possono mandare messaggi anche criptici nei sogni? Ma, ma Allora, vi voglio fare un, una, un bel esempio, no? Ma pensate, con tutte le tecnologie che ci possono essere qua, no? Eh, non possono arrivarvi messaggi siamo energia siamo magnetici noi trasmettiamo e riceviamo noi potremmo sentirci anche senza telefono, senza radio potremmo spostarci potremmo fare qualsiasi cosa siamo il macchinario più perfetto che esista non avremo bisogno di alcun macchinario certo che possono inviarci dei, dei, dei segnali ma sono tutti da qua Ok, oh, giustamente Palmira a questo punto. Giustamente, secondo me scrivi: quindi, è un distogliere l'attenzione dal nostro eh, mondo interno, che è il vero mondo. Esatto, è proprio così. È Brava Palmira, no? Palmina, scusate. È paradossale, no? Ma quando sei occupato a guardare il di fuori, è difficile che ti guardi dentro realmente, no? E quindi sì, è un focalizzarci tutti al di fuori e un continuare a creare con la paura, con il fatto che uno non conosce, non sa se uno con non conosce, non sa ha paura, e quindi crea, crea con quella vibrazione. E così continuiamo a creare questo mondo materiale, certo. Allora. Ehm... Molto interessante questa sera, cioè siete scatenati con le domande, ma non possiamo guardarvi tutti. Marco, hai fatto una domanda che non c'entra niente con stasera. Se tutto è già accaduto, come fate a sostenere che l'uomo ha il libero arbitrio? Beh, <ride> ho il tema stasera, però eh, magari se mi scrivi una mail a scuola del gmail.com eh, ti posso anche rispondere, sono due concetti completamente diversi. Allora, a che pro, Lucia chiede a che pro tutto questo! Cioè cosa serve tutta questa ipnosi generale, compreso gli UFO? Beh, a creare questo mondo, no? C'è chi beh, certo, ma c'è ma sì, ma, ma chi, chi sguassa no? in questo mondo. Cioè. Non è che tutti siamo sono inconsapevoli, ci sono anche quelli consapevoli. E comunque qui ci sono le cose più materiali e c'è la vita materiale. Quindi non è, io non, non sto discriminando il mondo materiale, io sto solo dicendo una verità che può piacere o non piacere, che, ma eh, questa è la verità. Questo qui è un mondo materiale e noi siamo creatori. Noi continuiamo a creare il mondo materiale. E da cosa si crea il mondo materiale? Dalla vibrazione più bassa. E quali sono le vibrazioni più basse? Sono la paura, la rabbia, sono tutto ciò che la delusione, e quando uno ha la sfiducia, sono tutte le, le cose che fanno sì che le vibrazioni permangono basse. E per creare al di fuori cosa devi fare? Ovviamente devi guardare al di fuori, devi aver bisogno del di fuori, devi avere paura del di fuori. E quindi chi ha tempo di guardarsi dentro? Chi è che ha fiducia di guardarsi dentro e credersi? Nessuno, perché non si vede mica con gli occhi. Eh? Okay. Tutto ciò che è vero eh, è nascosto in questa vibrazione, perché è più reale quello che non è vero che quello è vero, che è vero. Piera, ma non converrebbe a tutti evolvere perché trattenerci al colore verde più basso? Converrebbe a tutti chi non a tutti conviene che noi evolviamo. E ripeto, siamo creatori. C'è invece chi a chi conviene oppure chi vuole perseverare in questa vita materiale, chi comunque ha degli interessi a perseverare in questa vita materiale. Pensate che questo mondo, che ci sia qualche d'un altro, da qualche altro mondo più cattivo di un essere umano? Daniela Persico, io ho deciso di creare solo il bello e mi sto rendendo conto che sto attirando solo cose belle, le cose brutte le lascio alla mia vecchia, alla vecchia me. E eh, questa è una bellissima cosa, è anche un'utopia perché noi possiamo essere tutto bello, tirare tutto bello, però ragazzi dobbiamo anche guardare tutti intorno e condividerla. Quindi io adesso sembrerò una pasta furiosa che viene a raccontare delle cose qua, quando invece cerco solo no, di aprire uno spiraglio, un cambiamento, un cambio epocale, magari un risuonare, no? Ok allora, adesso arriviamo a toccare quello proprio con le pinze, abbiamo parlato di UFO e di alieni dobbiamo parlare anche di demoni i demoni che sono molto fanno parte proprio della nostra storia, della nostra cultura delle nostre credenze, religioni condizionamenti e via dicendo, giusto? Certo okay. ci sono i demoni diavoli, cioè ci sono, sono diverse no, queste cose no? eh ok e anche quelli, e non so adesso chi li può avere visti, non credo che li abbiano visti. Possono avere visto magari un indemoniato, no? Non dicono indemoniato, quelli sono i demoni, gli indemoniati, perché dei diavoli non credo che qualcuno li abbia mai visti, nei tempi dei tempi. E I demoni, gli indemoniati, non sono altro quelli che hanno un corpo eterico molto spesso, no? Un corpo eterico con eh, accumuli di, di cose pesanti di rabbia, di paure, di cose brutte fatte, e il corpo eterico prende possesso del corpo fisico perché dicono: ah, perché questi cominciano a dire parolacce, si arrampicano e poi dopo parlano altre lingue, girano la testa. Ma ragazzi, ma siamo creatori, eh? siamo creatori. Abbiamo vissuto chissà quante vite sulla terra, chissà quante lingue sappiamo parlare, chissà da che epoca, la prima epoca che ci siamo incarnati. Perché è sempre tutto al di fuori e mai al di dentro? Senti questo di Le Shark, che non so chi sia, è bellissima. Perché ogni tanto allo specchio ho un alone bianco attorno, ho problemi di vista? Non credo, non credo. Cominci a vedere magari la tua energia, la tua essenza. Quindi no, non hai nessun problema di vista. <ride> Troppo bello. Quindi va bene, eh, ci sono ovviamente... Quindi noi eh, il, diciamo che il demone eventualmente risiede in noi lo, e lo buttiamo fuori noi. Questo... Ma certo, fuori? certo che sì. Non è che lo buttiamo fuori, è dentro di noi intrinseco. Ho parlato tanto del corpo eterico. Il corpo eterico il corpo esperienziale no quello che ci portiamo di vita in vita ok se noi crediamo che abbiamo vissuto 50 milioni di anni fa perché non possiamo credere che ci portiamo dietro le esperienze dentro di 50 milioni di anni fa sapete voi che esperienza abbiamo vissuto in tutte le epoche che lingue avete parlato sapete tutto e se il corpo eterico a un certo punto fosse così predominante da prendere il posto proprio di quello che siamo, da prendere proprio anche la nostra mente. Questo è, è solo questo. Poi c'è chi conviene che crediamo che ci sono i demoni, che ci sono i diavoli, che siamo peccatori, che andremo all'inferno c'è c'è tutta una convenienza no e queste sono le religioni no come fanno a detenere il potere no se tu non hai paura non temi qualcosa non devi pregare per essere salvato e nessuno che ti dice realmente che la salvezza è dentro di te che la verità è dentro di te sempre tutto al di fuori senza sempre colpa di qualcun altro sempre colpa dell'alieno no ma è tutto, è tutto alienabile. Allora, è tutto un alieno perché è tutto diverso, perché qui è tutta una diversità. Siamo in un mondo, in un mondo duale, allora, e c'è le razze e le religioni, e ci sono tutti gli stati, e ci, tutto è diviso, no? Ci sono i bianchi, i neri, i gialli, ok? Quindi sono tutti alieni qua. Siamo, siamo tutti alieni. Chi, è, chi sono gli alieni? Io vorrei sapere chi sono gli alieni. E io continuo a chiedere alle persone, con quello che vediamo che è successo no? qui sulla Terra, pensiamo che qualcun altro voglia venire a possedere il nostro mondo <ride> o mettersi al nostro livello? Pensate realmente che qualcuno sia più cattivo di un essere umano? Di un creatore che è diventato materiale e ha perso il contatto con se stesso e con quello che è. l'unica salvezza è che noi capiamo e andiamo dentro, questo è lo scopo. Oh, Sofia, sempre lei che è scatenata con le domande: è il campo magnetico che è permeato di forze basse? chiede ma chi che gliel'ha raccontato? Ah non lo so. Cioè il campo magnetico impermeato da forze basse o oh, questo qui proprio è la prima volta che la sento e non l'ho mai visto. Pure non si è spiegata bene. Eh, la Sofia ma è scatena... magari, magari no, me lo può posso, spiegare meglio. Se no facciamo una chiacchiera io e te. Allora, eh, Vincenzo, però esistono le possessioni... Eh, le persone che parlano in aramaico beh certo beh, se, io ho vissuto, se ho vissuto in un periodo che parlavo aramaico ragazzo se prende il mio corpo no, prende possesso del, il mio corpo eterico prende possesso del mio corpo certo che parlo aramaico mm, certo eh, il corpo eterico è un corpo di memoria di tutte le nostre vite quindi è un corpo molto materiale di quando Infatti, diventa un suggestito è, è altamente probabile che ci siano questi ritorni con questi linguaggi. Questo è sicuramente, poi, per, per chi non crede che esiste il corpo eterico, è tutta un'altra materia, ovviamente. Eh, andiamo avanti. È vero che si evolve solo dal dolore e si può evolvere anche dai momenti o si può evolvere anche dai momenti gioiosi. E io penso che si evolva dall'equilibrio. Sai, gli eccessi da entrambe le parti non sono mai un equilibrio. Io penso che bisogna essere equilibrati, bisogna essere consapevoli, bisogna essere giusti. Quando si è nell'equilibrio, nel punto zero, allora si evolve, allora si va dentro, allora ci si fa le domande giuste. Allora si guarda a tutti i lati della medaglia e si capisce anche che non è perché vedi quel, con gli occhi, è vero, ok. Quindi eh, questo l'avevamo già chiesto, avevamo già detto di no. Esiste un mondo cavo all'interno della terra. Non esiste nessuna cavità nella Terra perché la Terra non è quello che tu credi. Esatto. Tu vedi il materiale, ma non è materiale. Cioè la Terra, se noi potessimo la vedere esattamente com'è, non è né rotonda né piatta, come qualcuno asserisce, giusto? È, un... è come se tu vedessi eh, al di fuori di un set cinematografico una proiezione a tutto tondo. Di un set, no? Che invece no? Di, di esserci gli attori proiettassero gli attori. Ok? Quindi tutto quello che vedi è una proiezione, è una proiezione conclamata che viene eh, radicata con la nostra creazione. Cosa significa uno emette una proiezione, tu credendoci e continuando a crederci, crei. E fai sì che diventa stabile questa creazione, quindi crei la materia. Moltiplicato per miliardi di persone creiamo la Terra e l'otto. E questo va avanti finché non cambiamo questa globalizzazione di proiezione, giusto? Esatto. Esatto. Oh, Vincenzo ma perché sono sempre cattive queste possessioni? Se è il nostro corpo eterico, perché deve essere sempre cattivo e non un'esperienza buona? Ma scusa, scusa, ma chi l'ha detto questo? Solo perché ti hanno, hanno fatto sempre presente che ci sono le possessioni cattive non significa che non ci siano le possessioni buone, no? Cioè, c può essere una persona, ce ne sono tante di possessioni buone. Se tu vedi già i bambini da piccoli che sono intelligentissimi, parlano lingue. Sanno un sacco di cose, sanno suonare il piano, sanno suonare il piano senza neanche averlo mai studiato. Quelle lì sono possessioni buone. Perché possessioni solo cattive? Non ci sono i geni in matematica, non ci sono bambini prodigio, esseri umani prodigio. Non ci sono persone che dal niente cominciano a parlare lingue che non sapevano neanche. Ne parlavo cioè, ne parlavo eh, stamattina nel mio vocale dei bambini prodigio. Eh, questi perché sono possessioni cattive. Queste del corpo eterico. Oh, questo Le Shark mi piace sempre di più. Peccato la gente che non, si, non ci dice come si chiama, lo chiamerò Le Shark però dice: Siamo tutti registi inconsapevoli. È una grande, bravissimo. Verità. bravissimo. la oh, grande verità, Le Shark hai compreso perfettamente. E alla volte è, è più semplice di quello che sembra no quindi il punto è questo se tu diventassi un regista consapevole grazie Mike <ride> grazie Mike le Shark bella come cosa eh, direi che eh, se uno diventa un regista consapevole allora la musica cambia e che ce ne vogliono tanti giusto esattamente proprio così va bene allora ehm... Un'altra domanda che ho visto passare prima molto interessante. Eh, vedere la propria aura allo specchio ci aiuta a capire la nostra coscienza? Allora. Laura non è altro che l'energia che sta al di fuori e tutto ciò che vedi con gli occhi, ok? e tutto ciò che appartiene qua alla materia, quindi è un'energia materiale, no? È, è, è come se tu vedi gli UFO. È fatta della laura è fatta proprio della stessa energia della stessa e eh, quella è, è proprio quella come si chiama eh, dai aiutami marco è proprio quella eh, la odio oh, ma perché sono più di là che di qua eh, lo vedo che stai canalizzando però va bene eh, lo stesso è, è, è praticamente è quella la tecnologia no Vogliamo parlare della tecnologia, del far vedere eh, queste cose tipo gli UFO, tipo tutte le visioni no, che ci fanno vedere. È come se noi, eh, uno li vede quando può vedere anche l'aura, no? Tu vedi la tua aura, vedi anche questa tecnologia no, che usano. È la stessa tecnologia, è la stessa energia. Siamo creatori, l'aura è l'energia che esce e che crea. Cosa pensate che sia Laura? Certo. Allora, la grazia che dice: ma allora siamo noi che creiamo la Matrix, sì. E certo, certo, siamo creatori. Siamo creatori, ma la cosa bella è che se ce ne rendiamo conto, davvero il mondo cambia, davvero questa Matrix cambia? Davvero la bolla scoppia. Ma nessuno. Eh, ci arriveremo, dai, ci, ci arriveremo. arriveremo. Sappiamo che ci arriveremo, allora ehm, a questo punto, ovviamente, tutto questo non, non dobbiamo eh, trascinarci nelle paure o nei timori, no? Di questi sono tutti stereotipati, Sonia. Sono ma sì, ma quello sono che voglio dire io è che ...le lo... aduzioni, l'area 54 in America, sai cos'è l'area 54. È un, posto... ho vista, è un posto? dove ci sono tutti gli esperimenti. Fanno e sperimentazione, questo... fanno, fanno tutta sperimentazione. Io ci sono andata anche nell'area, ovviamente non fisicamente, col mio 54, corpo. Grazie, non è 54, grazie. L'area 51, cioè, non è, non è, non è, non è nient'altro che tutto qua. Quindi cosa pensate? Che non facciano esperimenti, che non provino a fare sempre cose più sofisticate, più migliorate, qualsiasi cosa? Sai quante ne hanno provate su di noi inconsciamente? Voi pensate che tutte le modifiche che ci sono state qua negli esseri umani siano state tutte opera dell'umano o ci sono stati anche degli aiuti? Avremo tutto un DNA unico, eh? Non avremo tutte queste serie di DNA? Uno diverso rh negativo è positivo. Cioè, e positivo? E, e poi ti vengano a dire che chi ha l'RH negativo è, è un mezzo alieno, quell'altro che è cioè, alieno sì, diverso, diversificato, non uguale, questo sì. Ok. Ci sono vari punti di accesso, per esempio le piramidi, cosa ne pensi? Che siano delle bellissime costruzioni, costruite ancora ai tempi quando gli esseri umani non erano così materiali e ancora potevano andare di là e di qua, ancora era un contatto con la coscienza, ancora potevano materializzare, creare. Ancora Quindi, potevano essere che si Certo che sì, certo. certo. che sì, se andava oltre questa terra, come anche Re Salomone aveva la chiave, aveva le sue chiavi, lui andava di là e di qua, portava da di là e di qua, ma non di là in questa terra dove è reale. E tutto questo è sparito nel tempo è sparito sì con la nostra evoluzione con il nostro cambiamento con il nostro cambiamento cellulare con la nostra degradazione con le nostre continue paure con il nostro continuo creare questa vibrazione senti chi è che ti sta dando le informazioni in questo momento se si può sapere e... Deve, deve avere un nome che mi dà le informazioni così lo stanno chiedendo e magari io faccio riporto eh. come mai tutte le civiltà evolute che riuscivano a vedere anche di là sono poi scomparse bella domanda eh, non, non, ho, non ho capito ho ferato la domanda come mai tutte le civiltà evolute che riuscivano a vedere anche al di là delle cose, insomma, avevano maggiori... Hanno cambiato modi. creazione, ragazzi. Hanno cambiato creazione, quindi non nessuno sono... Nessuno è sparito, nessuno è sparito. Sono andati in un'altra dimensione. È sparita dalla tua visuale, Basta, bassa, ma niente sparisce, niente, niente va perso. Sono sparite perché hanno cambiato vibrazione. Cambiando vibrazione, ovviamente non sono più in linea con questa vibrazione. Con questo mondo materiale quindi sì sono sparite ma i tuoi occhi non che siano sparite ok non sono più parte di questo mondo di questo universo ecco gli universi sono tutti paralleli e sono tutti qua universi paralleli tutti qua io ce n'è solo uno dell'universo cioè, nel senso che c'è solo un universo qua. Ci sono i frattali? Ci sono è, è, come si dire suddiviso in varie eh, vibrazioni? Beh, sì, ci sono varie vibrazioni. Sono varie vibrazioni, è sicuro, però è tutto qui del mondo materiale. Sono vibrazioni che appartengono a ognuno di noi nel mondo materiale. Ok. Non appartengono a qualcun altro o a qualche altra specie. Sì, sì, sapessi quante cose, hai, hai proprio ragione Simone, tu no, non hai idea di quante cose mi sto ricredendo. Quindi metti in discussione, ristudiare, rivedere, eh, destrutturizzarsi e anch'io una volta giustamente dicevo che la Terra era cava perché così mi avevano insegnato, non è che l'ho andata a vedere e le informazioni che riceviamo sono completamente diverse. Per esempio la Terra eh, non ha bisogno di essere descritta cava, piatta, rotonda perché è una spirale. Di colori che gira vorticosamente, quindi noi la vediamo così, ma è completamente diversa. Allora, ehm, la Marinucci è ostinata su questa domanda e arrivare il, des, il senso di tutto alla fine è arrivare alla luce. Una volta che uno arriva alla luce, non può più tornare indietro. Arriveremo tutti alla luce? C'è questa fissazione della luce. E allora, eh, La luce. E è anche quello un altro condizionamento perché la luce perché la luce è quello che ci rende ancora più ciechi allora noi vediamo solo tutto ciò che la luce riflette non c'è mai buio il buio è male il buio è oscuro il nero fa paura ok ma voi avete mai pensato che se fossimo nel vero buio la luce saremmo noi dite tanto che avete l'aura che avete l'energia che siamo elettromagnetici eh? e poi dopo state a cercare la luce perché avete paura del buio beh la luce è proprio uno dei massimi condizionamenti no come vai certo, verso la luce sì. ti mandano nella luce mandano la luce è arrivata la luce finalmente quindi è... <coughs> Oh, Bernard Rouge, mi dice la Piera, in un suo seminario ha detto che si stanno incarnando persone Atlantidee per aiutare al cambiamento. Che ne pensate? <ride> allora, nessuno, e ripeto, nessuno verrà mai dal di fuori per salvare un qualcuno qua perché la salvezza è dentro magari tutt'al più arrivano da dentro allora vi voglio fare un esempio visto che lo troviamo su facebook tante volte no se un uomo un uovo viene rotto dall'esterno muore se un uovo viene rotto dall'interno qualcosa nasce Perché dovrebbero arrivare dall'esterno? Perché noi siamo sempre abituati dal, dal famoso ritorno del Messia, no? queste figure che ritorna, appare, risolve, arrivano, ci salvano, abbiamo se, questa impostazione. Se aspettiamo il Messia non evolviamo più. Se invece ascoltiamo le reali parole, quelle vere, cioè che siamo creatori, che siamo fatti immagine e somiglianza, che tutto ciò che dentro è reale tutto ciò che fuori non lo è, che il buio è la verità e la luce l'inganno. Cominciamo a farci due domande e a darci due risposte, se cominciamo a guardare le cose in più angoli invece che da un solo lato. Magari sì che qualcosa cambia, ma se cambia cambia sempre da dentro, non da fuori. Stefano Vacca, ciao Marco, puoi chiedere a Sonia cosa ne pensa dell'affermazione di Gesù quando dice lasciate che i morti seppelliscano i morti. Non credo proprio che l'abbia detta Gesù. <ride> Anche perché lui non è mai nato e non è mai morto. Ok. Quindi Gesù è una, è una figura molto importante nella, diciamo, nel percorso di Sonia ed è un corpo coagulato cosciente: quindi eh, è, un, è un corpo che non, non conosce la morte. E, e la non... morte poi non esiste. Quindi parliamo, stiamo parlando di sciocchezze. Proprio per me, io parlo di me che vedo i vivi come i non vivi. Allora siamo tutti vivi o tutti morti? Vai eh, però, sì, quando dici vedi i vivi come non vivi, tu vedi i corpi astrali, sia dei vivi che di quelli che stanno di là, non chiamiamoli neanche defunti, giusto? Ok, certo, eh. uguale, ma arrivano sia col nome i vivi, e quindi vedo come sono fatti fisicamente, cosa fanno, cosa non fanno. Magari sono a che... 100 km da te e non, si, e non sanno che il loro corpo astrale sta dialogando con te. Esatto, sono inconsapevoli. Questo, noi siamo tutti addormentati. È come se noi pensiamo. Il nostro arriva: abbiamo un ologramma no? che funge, che sembra che siamo svegli, e invece noi siamo qua che rossiamo e sogniamo di essere svegli. Questo è quello che siamo, ok. Rita, sono una persona buona e altruista, ma ricevo negatività. Come faccio ad evolvere interiormente se tutto intorno mi disturba? Tutto ciò che intorno ti disturba è perché fa riflesso con quello che hai dentro tu. Eh. Tutto ciò che ci troviamo avanti, dobbiamo sempre chiederci perché ce lo troviamo avanti? Cos'è che emaniamo? Cos'è che fa specchio? Ci dà fastidio una cosa di una persona, no? Perché ci dà fastidio quella cosa di quella persona? Che cosa riporta alla luce in noi quella cosa di quella persona? Quale parte di noi è quella persona? Allora, Liliana insiste, adesso ti rispondo io. Eh, senta, Marco chiede a Sonia, ma le sue affermazioni sono tangibili oppure trasmesse da chi? Le sue affermazioni sono tangibili perché sono comunque sostenute da prove. Quando lei dice che parla con i corpi astrali dei viventi è perché centinaia di persone che parlano con lei confermano che quello che lei vede sono suoi eh, congiunti, figli, amici, parenti che stanno. A chissà quanti chilometri di distanza, che sono vivi e li descrive perfettamente. Lei che cosa ne sa di questa gente? Quindi lei vede nitidamente i corpi astrali dei vivi come di quelli che hanno già lasciato questa, questa terra e sono nell'altra nell parte dell'otto. Punto! Cercate di avere anche, come dire, o credete o non credete. Non eh ma scusami, abbiamo... allora, ma perché scusa credono in Gesù Cristo che non l'hanno mai visto? Eh lo so, è così eh allora la... scusate, cioè almeno, è noi, cosa, almeno noi chi incontra tutto, so, è opinabile. Tutto è opinabile. So, può, può confermarlo. Per esempio, qui leggo un Roberto Pegoretti, potrebbe tranquillamente scrivere: È tutto vero? Quello che dice Marco, punto, dato che lo conosco. Allora, ehm, 'Il senso della vita'. È uno mi ha chiesto sopra qua. Qual è il senso della vita nella materia a questo punto? Chiede Antonio. Qual è il senso della vita nella materia? Oh, questa qua è una bella domanda. È una bella domanda perché, sicuramente, da un'involuzione, ok, c'è tanto da imparare. No? Dante Alighieri ha descritto l'inferno, i vari gironi. E qui ci sono tutti quindi sicuramente è, un, è una, una vita esperienziale ok sarebbe bello avere questa vita esperienziale da svegli ma sicuramente è una vita esperienziale se io devo dire questa vita per me per me questa vita è meravigliosa io non sono in disequilibrio con questa vita però sono cosciente di quello che è e non sono qua a convincere nessuno. Ok, non mi serve dire che me lo dice Maometto, che me lo dice Allah, che me bravi, lo dice chissà bravi, chi. Bravissimo. Nel senso che hai capito, non so neanche se Allah esiste. Avete eh? sempre bisogno di capire, sapere ma chi gliel'ha detto, da dove arriva e allora perché Tizio dice questo, perché Caio dice quell'altro. Siamo 8 miliardi, potete immaginare quanta gente dica quante cose, no? Questo è ovvio. È normale. Se passiamo, pensiamo dal presupposto che siamo creatori e magari ci venisse una scintilla di fiducia in quello che siamo, magari anche eh, Linda si chiama anche Linda, non so chi è quella che fa le domande, anche quella ragazza che mi chiede sempre chi è, magari anche lei saprebbe, no? Avrebbe tutte le risposte, è, par è parte del creato, no? Se noi siamo parte del creato, a quali informazioni possiamo attingere? Ecco, Cristiano Parmegiani perlomeno ha scritto confermo, cioè quello che ho detto prima lui ha detto confermo perché ha avuto... Si dice contezza, cioè di quello che io dico, lui l'ha provato sulla sua pelle e ha detto confermo. Più di quello non è che possiamo ovviamente chiedere in una diretta su YouTube. Però eh, questo è. Io sono contentissimo del percorso che sto facendo con Sonia, che è di grandissima eh, interesse, ricerca e soprattutto volto ovviamente a tutti quanti. E quindi questo è molto bello. Allora per riassumere un po' la perché poi l'ora, come sempre, è schizzata via. Per riassumere un po' il senso di questa sera: ufo, alieni e demoni fanno parte delle nostre creazioni. Dico bene? Sì, fanno parte delle creazioni, fanno parte di quello che ci vuole che, che noi crediamo. Ok. Noi dobbiamo credere in qualcosa, qualcuno lo deve vedere, no? lo deve riportare, ma come lo deve vedere? Con gli occhi. ok? Quindi è tutto opinabile, no? Allora anche quello che ha visto è la Madonna, no? Può essere non vero che vede la Madonna? Cioè, qui siamo tutti qua a giudicare l'uno gli altri, invece di capire il vero senso del mio discorso, e il vero senso del mio discorso è che siamo tutti creatori e che tutti possiamo andare dentro e che tutti insieme si può cambiare questo mondo. Non è un attacco a nessuno. Voi state facendo la guerra a nessuno perché la cosa bella mia è che io non ho paura. Non ho paura degli UFO, non ho paura degli alieni, non ho paura dei demoni, non ho paura di niente perché sono cosciente che è una creazione. Quindi perché devo... Io sono felice, felice di vivere questa vita coscientemente. Quindi non vedo perché uno deve giudicare, ah sì, quello è vero, quello non è vero, quello non è altro, invece di stare a giudicare, ah quello ha detto la verità, ma chissà quello che gliel'ha detto. Ma perché non cominciamo invece a chiederci e se fosse vero che siamo creatori? E potremmo, fare, potremmo essere a contatto col tutto e avere tutte le informazioni e davvero cambiare questo mondo. Se bastasse così poco a toglierci le paure, se bastasse solo una presa di coscienza per non vivere più in questo sonno perenne, non è che lo posso fare solo io, lo potete fare qualsiasi persona di voi. Lo può fare, non c'è nessuno di più o di meno. Io vi sto dicendo, liberatevi dalla paura e cercate di capire chi siete realmente. E voi state a dire, ma chi te lo dice? Ma te lo dice Gesù, Allah, e, e Sant'Antonio, e Santo Quello. Cioè, ma co cosa vi cambia voi? Non vi cambia niente, perché non andate dentro, perché non capite il succo di quello che sto dicendo e che voi siete importanti. Pensate per creare questa realtà questo mondo per meraviglioso che sia anche nei minimi particolari cosa dovete essere cosa dobbiamo essere ognuno di noi sicuramente un artista un creatore e allora perché non riuscite a credere che siete di più di quello che vi fanno credere è così brutto credere di essere parte di tutto quello che abbiamo creato anche qua Seppur di bello, che pur di brutto. Non per vedo. Per questo vengono. tipo di, di otto che abbiamo dall'altra parte, questo tipo di realtà ci vuole una sorta di massa critica, ovvero un numero sufficiente di esseri umani che prendano coscienza, giusto? Sì, una quantità sufficiente di esseri umani che abbiano fiducia in quello che sono. E che si vedano con gli occhi veri quello che sono, che capiscano realmente chi sono. E invece no, e invece no, si preferisce stare qua nella mediocrità, nel giudizio di chi sente, di chi vede, di chi parla. Ma, se, ma tutti gli scritti che sono stati scritti, ma te pensi che abbiano scritto tutto vero? Ma, 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 ma da cosa parliamo? Ma solo anche chi no è che, chi è, che è andato a fare la tavola dei comandamenti? Ma avete visto chi gli ha dati i comandamenti? Che state qua tutti a giudicare quello che dico io? Ma fatevi due domande e datevi due risposte, no? Eh, Francesco giustamente parla degli antipedi di demoni, allora esistono gli angeli, ma il concetto non cambia, giusto Sonia? Non cambia nessun non cambia il concetto, è sempre la nostra creazione, ok? Cioè, esiste come esistono gli indemoniati, ho fatto prima l'esempio, e quelli che hanno i corpi eterici invece che sono buoni e hanno delle doti straordinarie, esiste la creazione buona e la creazione cattiva, come esistono le azioni buone e le azioni cattive nella materia. Siamo in un mondo duale duale due bianco nero cattivo bello e abbiamo più vibrazioni abbiamo detto, no? Qua è ovvio, in ogni vibrazione c'è una ripercussione di bene e male, sempre duale, sempre qua. Brava Lucia, qualche tempo fa lessi un libro che mi aveva, che mi ha cambiato la vita, tutte le prospettive, Dio in te di Ranta. Verissimo, ce l'ho anch'io quel libro ed è un libro illuminante chiamato The White Book, la storia di una che è vera, eh? anche qui uno deve avere anche qua dei riscontri e eh, qui ce li abbiamo perché abbiamo avuto modo di dialogare di questa entità che è vissuta circa 35.000 anni fa e che ha dialogato con questa casalinga americana per dare una volta ancora un, uno sprono una, come dire un, un sollecito a te umano che stai leggendo questo libro che tu hai dimenticato la divinità che c'è in te infatti si intitola la divinità dimenticata e il libro si intitola Dio in te è scritto in maniera molto semplice ma vi, veramente vi consiglio di leggerlo perché tutt'oggi per me è molto attuale brava Lucia che me l'ha ricordato molto no, qualcun bella. altro allora ha detto le stesse cose che dico io oggi che sono strana Esatto, allora ehm, certo. Palmina, più c'è giudizio, meno c'è amore. È ovvio, però. Purtroppo la struttura è dura da de essere destrutturizzata. Questo è evidente. Siamo arrivati quasi alla fine. Prendiamo un'ultima domanda. Eh, cosa vogliamo? Allora, è tutto dentro di noi. Esatto, è tutto dentro di noi. Non c'è bisogno di andare tanto lontano a cercare. A vedere il percorso che noi stiamo cercando di fare, io e Sonia è proprio quello di aiutarvi a eh, trovare dentro di voi quel famoso risveglio coscienziale che parte da cosa? Spogliarsi di tutti i condizionamenti che cui purtroppo siamo pieni zeppi, e di questo eh, lo sappiamo tutti. Allora, un sacco di persone che conosco che saluto. Ciao, Delina, Paola, eh... Bene, sono, sono contento della visione che hai avuto, Adelina, molto interessante. E, che dirvi? Augurai, vuoi dire qualcosa? Sonia in chiusura? Io dico solo che è bello ogni tanto, invece che creare divisione, aiutarli a essere, a essere autonomi. Io vorrei solo aiutare quante più persone in autonomia a capire chi sono e a seguire il proprio percorso perché ognuno ha il suo e ognuno è un alieno perché ognuno è diverso ha un compito diverso ma tutti parte della stessa creazione grazie bellissime parole di chiusura bene noi ci ritroviamo settimana prossima per chi vuole partecipare ai nostri corsi, basta che vada sul mio sito marcocesaticassin.com per incontrare Sonia di persona con sottoscritto e fare delle esperienze veramente pazzesche. Siamo in giro per l'Italia. Oppure andate sul mio canale Telegram, che è un canale pubblico dove io tutte le mattine, ormai da quattro anni, mando un vocale tutte le mattine alle sette. E infine, se volete contattare Sonia per un appuntamento riservato. Il numero è questo 371 637 9859. Questo è un numero per mandare un WhatsApp scritto e vi risponderanno per avere un consulto privato riservato con Sonia. Grazie a tutti per essere stati con noi. Grazie a tutti i partecipanti. Vedo un sacco di nomi che conosco. Un abbraccio a tutti, una buonanotte e alla prossima. Ciao, grazie, Sonia. Ciao. Ciao, il 26 di maggio 2024 è una giornata di piena primavera, è una domenica e io vi voglio tutti quanti presenti a Fortunago, cos'è questo nome così particolare, un nome che ti dà già subito positività, è un bellissimo paesino dentro le colline pavesi, un verde incredibile, rigoglioso, sembra un villaggio turistico e in questo posto hanno aperto un auditorium pensate che farebbe gola alle più importanti città europee. E invece l'hanno aperto lì e io l'ho preso il 26 di maggio prossimo per una giornata unica, speciale, che si intitola Il Paradiso può attendere, importante film con Warren Beatty uscito nel 1978. Il tema? Il tema sono una spettacolarizzazione con video, musiche, coinvolgimenti, dei relatori molto importanti per un'indagine sulle prove dell'esistenza della vita dopo la vita. Una giornata fantastica da passare tutti insieme con i vostri amici in un contesto veramente unico. Vi aspetto a Il Paradiso può attendere Fortunago Colline Pavesi. Domenica 26 maggio 2024. Regalati una giornata diversa, particolare. Vai su marcocesaticassin.com e guarda tutte le informazioni. Ti aspetto!